qui nell'ufficio di Piero Ferrari, la HPE, la grande foto di Enzo Ferrari sorridente, un bellissimo disegno su un pit stop della Ferrari, con un Piero Ferrari un po' diverso sullo sfondo, e ovviamente il presidente della HPE, Piero Ferrari, al quale ci fa piacere rivolgere qualche domanda. Piero, ci conosciamo da tanti anni, tantissimi anni, è stata la nostra vita è passata tra le auto da corsa e non da corsa. Da quanti anni che Piero Ferrari lavora in Ferrari? Allora, novembre del 1965, quindi fai conti tu. Siamo 50 anni, l'abbiamo beccata giusta, insomma. È un anniversario. Sì, è un anniversario. Non è fatto apposta, ma è un anniversario. E che tipo di datore di lavoro era Enzo Ferrari? Molto esigente, e questo lo immagini, molto duro, era uno che controllava tutto quello che succedeva tutti i giorni, non gli potevi raccontare storie o scuse, era uno a cui dovevi dire la verità ed essere trasparente, e quello era il suo modo di lavorare e di tenere le persone con la massima attenzione su quello che facevano. Si rifletteva anche nella sua qualità di padre, questa durezza, questa desiderio sì, di trasparenza. Con me non era generoso, io ero sempre quello che a pari categorie guadagnavo meno degli altri, ero quello che veniva chiamato più spesso, e nelle riunioni non ero quello trattato meglio degli altri, quindi cercava forse di dare un esempio, voleva far vedere che non mi favoriva perché ero suo figlio. Gavetta. Qual è stato il tuo primo lavoro in Ferrari? Primo lavoro molto bello, devo dire. Nel 1965 mio padre fece una Dino 1600 Sport, che fece una grandissima prestazione al Nürburgring, e decise a fine stagione di farne una replica con il motore di 2000 da vendere ai clienti, di costruirne 20. E allora mi disse: Piero, tu prendi tutti i disegni della gestione sportiva, portali all'ufficio tecnico della produzione e fatene 20. E io andai, ma i disegni non c'erano tutti, prendevo dei pezzi di quella macchina e facevo prendere i disegni, copiare i pezzi per fare i disegni, oppure chiamavo i fornitori e facevo replicare i pezzi, e riuscimmo a fare un po' di macchine. È tuttora una macchina che ha un design che i collezionisti la cercano e l'adorano, e questo è un ricordo molto molto bello. Clay Regazzoni una volta mi disse che Enzo Ferrari era un padrone delle ferriere. Sì, è vero, aveva dei metodi molto duri, lui era il padrone, lui era il capo, e quando arrivava in officina, quando sentivano che avanzava lungo i corridoi dell'officina, tutti si passavano voce perché c'è il capo, un grande capo penna bianca o un grande capo con altri soprannomi, però era un vero padrone, lo temevano. Però questo cosa ha fatto? Ha portato anche una grande disciplina nell'azienda. Era anche generoso con i suoi dipendenti. Era generoso e non lo voleva far vedere. Beh, certo. Però ha aiutato molte persone in difficoltà, ha aiutato molti dipendenti che hanno avuto problemi in famiglia. L'ha fatto, ne ho avuto testimonianza anche dopo la sua morte di persone che mi hanno ringraziato perché mio padre ha fatto qualcosa per loro. Questo era un po' il suo modo di essere. Oserei affermare che l'automobile è nata dalle competizioni, è progredita con le corse, e le corse sono un inestimabile veicolo pubblicitario. Ora, dal punto di vista tecnico, basta considerare cosa si è verificato in questi ultimi 30 anni, una rivoluzione che io attribuirei principalmente alla evoluzione metallurgica. Basti considerare che le nostre vetture pesano circa il 50% in meno, e che nello spazio, una volta richiesto per allogare un motore di 1500 centimetri cubici, lei oggi può inserire un motore di 3000 e anche 4000 centimetri cubi. Dal punto di vista pubblicitario, le corse si fanno anche per una ragione ben precisa: per proibire agli altri possibilmente di fare la pubblicità. Ed infine, che sia un mezzo efficacissimo lo dimostra il fatto che lunedì il nome della Ferrari era su tutti i giornali del mondo,
e dà un conto abbastanza approssimativo, ma con una certa esattezza che è stato fatto, noi avremmo speso più di 1.700.000.000 per ottenere lo stesso effetto propagandistico attraverso inserzioni pubblicitarie. Certo. E come si è sviluppata la tua carriera fino alla vicepresidenza della Ferrari? Ho fatto tante cose, cominciando da questa bella esperienza della Dino, in cui ho imparato cos'era fare dei disegni tecnici, cos'era contattare dei fornitori e tante altre cose. Mi sono occupato principalmente della gestione sportiva. Prima mi sono occupato di acquisti, poi mi sono occupato un po' di organizzazione, poi di tante altre cose, fino a quando con mio padre negli anni 80, Marco Piccinini, nella prima parte Mauro Forghieri, facemmo la grande era del turbo, in cui io ero il responsabile, diciamo, dell'organizzazione, della produzione, dell'assunzione dei tecnici, di queste cose. Marco direttore sportivo, Forghieri direttore tecnico, e poi fu sostituito via via da altri, da degli inglesi, non faccio i nomi. Senti, però tu a un certo momento hai avuto l'ingresso ufficiale come responsabile della gestione sportiva. È stata una necessità oppure è stato un desiderio tuo? Ma io ovviamente, lo sai, quando giri per i corridoi di un reparto corse, la passione è la cosa che ti spinge di più di tutto, e quindi la passione c'era e questa non potevo celare. Mi piaceva fare le cose nuove, ero anche sempre molto interessato ai nuovi modelli che la Ferrari faceva per le vetture stradali, per le GT. Fu un'idea la 288 GTO, la prima Ferrari Turbo, che è nata a pranzo a Fiorano, parlandone assieme con mio padre. Quindi anche su quelle cose mi sono dato a fare, mi sono interessato molto. E ti sei divertito? Mi diverto ancora. Mi diverto ancora. Piero, qual è stato il pilota a cui sei stato più affezionato? Più affezionato? Di che epoca? Di tutte le epoche. Di tutte le epoche? Quello che... il numero uno. Allora, io mi affezionai molto a Lorenzo Bandini e purtroppo finì in tragedia. E mio padre mi aveva sempre detto: non ti affezionare troppo, non diventare troppo amico dei piloti, perché prima o poi ti lasciano, o tragicamente, come fu in quel caso per Bandini, oppure vanno a correre per la concorrenza, e quindi c'è qualcosa che ti rode dentro ancora di più, quindi non di più, insomma, non è più tuo amico, e quindi ho sempre tenuto un certo distacco da allora. Sono diventato amico però di tanti piloti, Niki Lauda in primis, possiamo dire amici tuttora, un pilota che stimo molto, ho stimato molto e ci siamo sentiti sempre molto in sintonia, Jody Scheckter, perché è un ragazzo molto molto intelligente. Si diceva che era un po' un orso, ma è una persona di grande intelligenza. Dopo la sua carriera di pilota ha avuto successo anche negli affari, quindi grande sudafricano, sudafricano anche molto culato molto, quindi. E quello che più tecnicamente che ti ha impressionato di più? Beh, se andiamo negli anni 70, Niki Lauda sicuramente. Niki era uno che aveva una grande sensibilità, una grande visione di quello che stava succedendo nella gara, dal primo giro all'ultimo, era sempre estremamente presente, sapeva quello che stava succedendo in gara e alla macchina. E descriveva molto bene quello che sentiva. Allora non c'era telemetria, non c'erano strumenti, lui leggeva tre strumenti sul cruscotto, sì, e raccontava tutto quello che vedeva, quindi molto bravo lui. Negli anni recenti Michael, perché lui era veramente un grande professionista, lui ci ha messo del suo, e adesso sì, vediamo. Prost sicuramente sì, Prost quando salì sulla nostra macchina abbassò il tempo di Fiorano di un secondo solo di messa a punto, lui sapeva personalizzare la macchina. Non lo so, l'ho conosciuto, l'ho incontrato, gli ho parlato più volte, era una persona che mi piaceva molto, abbiamo sempre colloquiato in modo molto cortese, interessante, non ha mai corso con noi, non lo so. È peccato. Era veloce. Sicuramente. E il tuo rapporto con Gilles Villeneuve? Con Gilles era un ragazzo molto strano, non si poteva dire, sì, ero amico, anche suo, però era...
viveva la vita in un modo molto diverso dagli altri. Era sicuramente un ragazzo che aveva dal punto di vista istintivo delle doti incredibili. Lui andava forte con la Formula 1, andava forte con un pick up, andava forte con qualsiasi cosa, con un motoscafo, con qualsiasi cosa andava al massimo, al 110%. Questo era un DNA che aveva lui. Nell'82 sarebbe diventato campione del mondo se non fosse morto. La macchina poteva diventare campione del mondo, era una macchina buona sicuramente, però sono successe tante cose, troppe cose, non lo so, probabilmente sì. È vero che se ne sarebbe andato dalla Ferrari, come si dice? Pare di sì. Pare di sì. E Gilles Villeneuve è stata una scommessa fatta da Enzo Ferrari, perché la Ferrari dopo non ne ha fatte più di queste scommesse? È cambiato qualcosa nella Formula 1? Ma la scommessa fu fatta perché si lega sempre all'arrivo di Jody Scheckter, che provammo a farlo venire da noi nel 78, ma lui aveva un contratto che non poteva venire, e quindi fu rimandato tutto l'anno dopo, e mio padre disse: bene, aspettiamo che venga Scheckter e prendiamo un giovane sconosciuto, e così fece questa scommessa. Come hai vissuto il cambio tra Alonso e Vettel, per esempio? Alonso sarebbe potuto rimanere alla Ferrari, oppure aveva già deciso dopo 5 anni che era meglio di cambiare? Cioè, secondo te un pilota deve cambiare scuderia? Siamo arrivati brutalmente all'attualità. Sì, brutalmente all'attualità. Vabbè, io con Alonso ho avuto sempre un rapporto molto amichevole. Prima di andarsene è venuto a salutarmi molto carinamente nel mio ufficio, e gli ho detto: Fernando, mi dispiace che finisca così. E lui dice: mi dispiace anche a me. Ho detto: mi dispiace che non hai vinto un mondiale con noi. E l'ho salutato. L'hanno buttato via un anno, per la verità. E c'ero. Non dico altro. E poi... Però vedi, può succedere, ogni tanto non ci si sintonizza più, non si è più in sintonia, e cambiare aria fa bene. Si cambia la moglie forse, e quindi il pilota, voglio dire. Vabbè, la moglie non è stipendiata, il pilota sì. Il pilota sì. Ci sono analogie tra Vettel e Schumacher? Tecnica, dico. Non lo so, sono tutti e due tedeschi, però... A parte questo, a parte la lingua. Non lo conosco abbastanza, mi auguro di sì, che lo vedo, è un ragazzo molto concentrato, che ci tiene a lavorare con la squadra, io spero proprio che gli assomigli il più possibile. E Sergio Marchionne ha detto che le regole attuali della Formula 1 sembrano fatte da degli ubriachi al bar. Sono troppo complicate? Sì, credo anch'io che per anni ho letto i regolamenti. Se leggo il codice sportivo e soprattutto la parte tecnica, faccio fatica a capire. E quindi è molto molto complicato, non è semplice addentrarsi in tutti i meandri di questo regolamento. Certo, è uno dei problemi della Formula 1. Non sarebbe meglio tornare agli 8-10 cilindri aspirati? Non sarebbe problema. Il motore, la differenza. Credo che sia la Formula 1, sia, non so, fammi fare un paragone, un negozio che da 30 anni ha le stesse cose in vetrina. Forse bisogna cambiare qualcosa, non so. A quale percentuale di competitività è la Ferrari di oggi? Si intravede qualcosa di bene? Qualcosa di bene si dice? Vedo la squadra molto concentrata sulle cose da fare e spendere bene il proprio tempo e i soldi che ha a disposizione. Poi questa è la cosa importante, poi vediamo i risultati, aspettiamo. Abbiamo fatto una gara solo, vedremo. Arriva bene, è il team principal giusto per la Ferrari? Lo conosco da tanti anni, lui era in Formula 1, anche se da un punto di vista diverso, di osservazione diverso, è un bravo manager, io gli auguro veramente di avere successo. Sarebbe giusto o ideale che prendesse il posto di Ecclestone, visto che non appartiene a nessuna delle case costruttrici come... Beh, adesso appartiene alla Ferrari, lascialo lavorare, poi vediamo, vedrà. Sì.